giornalista, è seduta qua in prima fila, Bianca Stancanelli. Giornalista, ha esordito nel quotidiano L'Ora di Palermo, occupandosi soprattutto di mafia e politica. Ha pubblicato numerosi racconti, tra cui A testa alta, a cui si è ispirato il film su Tom Puglisi, Alla luce del sole. Nel 2016 ha pubblicato La città marcia, sui rapporti tra mafia e politica a Palermo. Come il suo collega e il nostro amico Giuseppe D'Avanzo, premio Borsellino del 2008, che vogliamo ricordare premiandola, crede che solo un'informazione non asservita sia nell'etica del giornalismo. Per i suoi libri e i suoi articoli in denuncia, da cui traspare uno straordinario impegno civile, che si traduce in una coraggiosa e continua sfida al degrado morale e sociale. A Bianca Stancanelli, il premio Borsellino 2016 per il giornalismo. Scolastico, Bianca, ti volevo intanto, è stato ricordato un amico del premio, un amico tuo credo, Giuseppe D'Avanzo, che io ricorderei, accumulerei con un applauso insieme a un altro amico del premio, pregato del premio, che è Lirio Abbate. Mi spiego perché. Intanto perché Lirio è stato fatto oggetto ancora una volta da Massimo Carminati durante il processo di intimidazioni, quindi bisogna tenere altissima la guardia, però ti volevo leggere un pezzo e poi lo commentiamo, proprio di un'intervista di Giuseppe D'Avanzo a Lirio Abbate, un'intervista del 5 settembre del 2007. Dice Lirio a D'Avanzo: lo so, io so, noi sappiamo chi sono i mafiosi e gli amici dei mafiosi e i loro protettori. Non abbiamo bisogno di attendere una sentenza o la parola della Cassazione o un'inchiesta giudiziaria, perché penso che prima della responsabilità penale, sempre eventuale, ci sia una responsabilità sociale e politica accettabile. Se il deputato, il consigliere regionale, l'assessore, il primario, il professore universitario se ne vanno in giro con il mafioso, è un fatto. Si conoscono, passeggiano, si baciano, è soltanto accuratezza non rinviare ai tempi di una sentenza quel racconto. È il mio lavoro dirlo ora e dirlo subito. Non sono una testa calda, non sono un estremista, sono un cronista e credo che il mio impegno sia stretto in poche parole, raccontare quello che posso documentare. Ecco, mi pare che queste parole di Lirio Abbate e Giuseppe D'Avanzo, tenendole insieme, in qualche modo circoscrivano un po' quello che è il nostro lavoro, no? Sì, qualcuno, buongiorno a tutti intanto, come voi capite sono per me ricevere il premio Paolo Borsellino è una grande gioia, un grande onore, una grande emozione. Sì, c'è chi dice che noi testimoniamo per la verità in qualche modo, che dobbiamo parlare, sembra enfatico, però in realtà il mestiere di cronista, infatti sono contentissima di ricevere il premio, la edizione in cui lo prende anche Esther Castano, ma è questa, diciamo, questo passaggio di testimone tra la vecchia generazione nostra e la nuova generazione sulla frontiera di un impegno per rendere migliore come questo paese. E, a proposito di ciò che dice Lirio, mi piace ricordare una frase di Leonardo Sciascia. Sciascia scrisse che Palermo è una città dove per sommessi sussurri tutto si sa. Ben prima, diciamo, del meritorio lavoro dell'osservatore della magistratura si conosce, si sa chi, che cosa, come, dove e quando. E questo significa che, a differenza di quanto in qualche modo si vuole suggerire, il lavoro di liberazione dalla mafia e dalle mafie che questo paese deve compiere non è un lavoro che va delegato alle forze dell'ordine, alla magistratura. È un lavoro che tutte insieme, la società civile e la politica, deve fare e deve assumere su di sé. E devo dire, e questo vorrei dirvi, che la cosa che più mi piace del premio oggi qui a Pescara, cioè nel centro dell'Italia, in una sala dove ci sono tutti questi ragazzi e queste ragazze, insieme con autorevolissimi rappresentanti delle istituzioni, e che mi pare che ricorrano qui dentro, in questa sala, quest'oggi, le condizioni simboliche per cui
cui questo paese possa riuscire a venire a capo della questione mafiosa e liberarsi delle mafie, e cioè che tutta insieme l'Italia assuma la questione mafiosa come una grande questione nazionale e una questione di libertà sostanziale di questo paese, e che questa assunzione di responsabilità e di impegno sia compiuta insieme dai giovani agli adulti, da coloro che rappresentano il presente, come si è detto, e da noi che siamo il passato, e che tutto insieme questo paese, senza considerare che sia una questione dei siciliani, dei calabresi, dei campani, decida che è ora e che è tempo di liberarsi delle mafie. Dei giornalisti, io penso, diciamo, che la chiarezza di espressione di Bianca Stancanelli dimostra esattamente il contrario, che anche se andiamo in una dimensione in cui è tutto più liquido, in cui è tutto disponibile online, forse non bastano i titoli, bisognerebbe approfondire, mi pare che l'approfondimento, anche se in pochissimo tempo l'ha fatto Bianca, testimoni che questo è un lavoro importantissimo, quello del giornalista, che dovremmo provare tutti a salvaguardare da questa precarietà che purtroppo ci avvolge. Prima di partire anche un saluto a Carlo Cappello, volevo salutare e ringraziare anche Donatella D'Amico, che è la preside del Liceo Classico, loro ci accompagnano tra diversi tempo, oggi non ci sono, anche per il Liceo Classico, perché stanno nella loro scuola ricordando una loro alunna scomparsa un tempo fa, ci saluta e ci ha raggiunto anche il Presidente del Consiglio Comunale, per operazione che tra un po' premierà, che è stato presente lì. Carlo Cappello, da quest'anno abbiamo coinvolto anche il liceo scientifico, c'erano un po' di richieste, quest'anno ci siamo riusciti, mi pare che il percorso sia appena iniziato, perché già ho saputo che vi siete opzionati Don Aniello per non so quante altre volte, vi siete opzionati tante persone, quindi mi pare che si possa dire che abbiamo iniziato un percorso insieme. Assolutamente sì, buongiorno a tutti, grazie per l'occasione che ci date come liceo scientifico Galilei, è la prima partecipazione per noi, non sarà l'ultima sicuramente, perché come può vedere i ragazzi hanno risposto positivamente. Saluto i ragazzi del liceo Galilei, approfitto anche per salutare i ragazzi del classico, e mi piace quello che ha detto, effettivamente sono voi i protagonisti di questa giornata, voi con le vostre testimonianze, con le vostre esperienze state mettendo quel granellino di cui si parlava prima, che sicuramente maturerà nelle vite di questi ragazzi. E nel ringraziarvi appunto per averci fatto partecipare, voglio sottolineare come la scuola già si era attivata per un progetto sulla legalità, la ricerca di ciò che è inferno non è il riferimento ovviamente al testo di Alessandro D'Avenia e quindi per corsi di tutti comunisti. L'invito insomma a partecipare e ad ospitare Don Aniello è stato accolto veramente con molto piacere, perché è stata quella di sabato scorso una mattinata favolosa. I ragazzi hanno potuto toccare con mano queste testimonianze di vita reale, non hanno letto soltanto parole, ma hanno vissuto come si fa a lottare per la legalità. E il pensiero legale, non faccio altro che ribadire insomma quello che è stato detto fino ad ora, il pensiero legale ci siamo lasciati nella mattinata, e riporto le parole di Don Aniello, deve essere il pensiero della normalità, il pensiero di ogni ragazzo che può far crescere quel granello. Grazie a tutti. Grazie.